Siamo alla 19ª edizione del Festival del Jazz, si inizia giovedì. Sì, il Festival della Canzone Jazzata di Sanremo che ormai è giunto quasi a un traguardo ventennale, siamo diciamo alla 19ª edizione e giovedì 9 inizierà a Sanremo, in piazza San Siro quest'anno, una 3 giorni di concerti in piazza con diversi artisti, anche diversi per sera. È un'edizione dedicata al ricordo di un grande musicista che è stato il maestro Bruno Canfora, quindi un volto televisivo, diciamo anche un personaggio che ha dato molto dietro le quinte, quindi noi vogliamo valorizzare anche il lavoro dei direttori d'orchestra, degli arrangiatori che hanno costruito il suono della musica italiana di impronta jazzistica, e quindi ci saranno orchestre e solisti e cantanti che un po' tutti renderanno omaggio a questo musicista, ma proporranno anche cose loro, repertori sia di revival che di diciamo di produzioni proprie. Quindi una rassegna varia che permette al pubblico sanremese di seguire 3 serate di buona musica, più una quarta serata di cui non abbiamo detto, che è quella conclusiva nel piccolo teatro della Federazione Operaia domenica 12, e che chiude questa edizione e che sarà dedicata a uno dei nostri collaboratori che non c'è più, che vogliamo ricordare, che è Giovanni Ciuccadarian. E in questo caso ci sarà Massimo Altomare, un grande cantautore degli anni 70, che viene proprio apposta per questo omaggio, per questo tributo. Le serate sono di ingresso gratuito. Le serate sono tutte di ingresso gratuito e naturalmente grazie al Comune di Sanremo che da sempre sostiene la rassegna e al lavoro del Centro Studi Stankenton che appunto fa la parte organizzativa. Ci sarà anche un numero speciale della nostra rivista Mellofonium in distribuzione gratuita al pubblico e ci saranno appunto tutte le formazioni, diciamo, che vanno dal quartetto della classe degli asini, che sono giovani lombardi molto bravi e divertenti, ha una vera e propria big band di 18 elementi con cantante, ha una formazione sanremese dei Brillantina Linetti e poi ci sarà il cantautore napoletano Lorenzo Engeller con un ospite che è il grande trombettista jazz Felice Reggio. Ci sarà anche un altro grande solista nella prima serata che è il clarinettista milanese Paolo Tomelleri. Quindi diciamo tutto un susseguirsi veramente di orchestre, di formazioni e anche di solisti di valore.